pace sia con voi. Siamo riuniti nella gioia, fratelli e sorelle carissimi, nel momento in cui viene esposta alla pubblica venerazione l'immagine di Santa Maria, venerata sotto il titolo di Maria Immacolata Concezione. Questa immagine sta a significare quanto forte e vitale sia il vincolo che unisce ed è essa stessa immagine tipo modello della Chiesa, immagine nella quale la Chiesa contempla con gioia il pieno compimento di ciò che desidera e spera di essere, il tipo in cui riconosce la via e la norma per una perfetta unione con Cristo, il modello a cui la sposa di Cristo si ispira per l'adempimento della missione apostolica. Interceda per noi la Madre Tua, Signore. Interceda per noi la Madre Tua, oh Signore. Salvatore del mondo, che nella Tua potenza redentrice hai preservato la Madre Tua da ogni colpa, liberaci da ogni peccato. Preghiamo. Interceda per noi la Madre Tua, oh Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, mamma nostra, prega per i figli tuoi, Vergine Immacolata, prega per noi. Siamo tutti peccatori, ma siamo figli tuoi. E alla tua Chiesa pellegrina nella fede hai dato in Maria Vergine l'immagine della futura gloria, concedi ai tuoi fedeli che ti presentano questa sua icona di poter sempre alzare gli occhi con fiducia verso di lei, fulgido modello di virtù per tutto il popolo degli eletti, per Cristo nostro Signore. Amen. Essenza de Maria, salvare non se può. Vergine Immacolata, venga per noi. Che siamo tutti muti, e viva per la magia! Oh,
no. Eccellenza Reverendissima, in rappresentanza del Consiglio Pastorale e a nome di tutta la comunità, desidero porgerle il nostro più sincero e cordiale saluto di benvenuto nella nostra parrocchia. In occasione della solenne celebrazione eucaristica di ringraziamento per il 40° anniversario di sacerdozio del nostro parroco, Don Roberto Corrado Garro. Vogliamo salutare e ringraziare altresì il Reverendissimo Vicario Generale della nostra Diocesi, Monsignor Sebastiano Amenta, il Vicario Foraneo Padre Ambrogio Giuffrida, il Vicario Generale della Diocesi di Noto, Monsignor Giordanella, il Rettore del Seminario Diocesano di Siracusa, Padre Salvatore Garro, e il Seminario, e tutti i carissimi sacerdoti presenti che concelebreranno insieme a lei questa solenne Eucaristia. In occasione di questa ricorrenza così importante per il nostro parroco, abbiamo voluto organizzare tutto nel dettaglio per cercare di rendere indimenticabile questo giorno, per fargli sentire ancora di più il calore e l'affetto del suo popolo. Questa volta, caro Padre Roberto, siamo stati un po' disobbedienti. Abbiamo disatteso la sua indicazione di non organizzare niente e di non festeggiare questo giorno. Non potevamo far finta di niente. Non potevamo scansare questo giorno come se nulla fosse. Oggi per lei e per tutte le persone che la stimano, che la vogliono bene, è un grande giorno. Ed in quanto tale occorre gioire e rendere grazie a Dio con lei e per lei. Abbiamo messo tutto il nostro cuore nel cercare di rendere indimenticabile questo giorno e lo abbiamo fatto con una speranza: riuscire a toccare il suo cuore. Ringraziamo altresì la sorella Pina che ha voluto offrire tutto l'addobbo floreale per la celebrazione eucaristica e le immaginette in ricordo di questa giornata. Lei merita questo e senza dubbio anche di più di questo, ma la pandemia e le regole che ci consentono di convivere con essa non hanno consentito di arrivare a questo più. La salutiamo, caro e amato parroco, ricordando quel 14 giugno 1981, giorno in cui la Chiesa Universale celebrava la solennità della Santissima Trinità e giorno in cui la Chiesa Siracusana celebra e ricorda San Marciano, protovescovo di Siracusa, inviato dall'Apostolo Pietro.
Come quel giorno, anche oggi, noi vogliamo affidarla alla protezione del Padre che ci ha creati, a sua immagine e somiglianza, del Figlio che con il suo preziosissimo sangue ci ha redenti e dello Spirito Santo che dal giorno del nostro battesimo ci ha santificati. Ancora auguri, caro Don Roberto, la sua testimonianza è per noi faro che illumina la strada che ci porta a Dio. Grazie, servitore instancabile di Cristo e della sua Santa Chiesa. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: in verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde. Thank you.
non pensavo, soprattutto il crocifisso, non me lo immaginavo, ma neanche la presenza mi ha insistito. Cioè, no, no, che c'entra, io vengo, forse si erano messo d'accordo con qualcuno qua. Perché avevo detto si renda libero, ha tanti impegni, quindi si renda libero. Grazie per tutto questo che mi avete fatto. E dopo il grazie al Signore, certo, quindi all'Arcivescovo, ai confratelli che ho nominato, a quelli che non ho nominato perché siete qui presenti, miei carissimi amici, il vicario Foragno, della nostra forania di Palazzolo Toriglia, il Monsignore Peruccino, Don Flavio, e poi Monsignor Michele Genziracusa, grande innamorato come me di Ferla, delle tradizioni di Ferla. La Madonna stasera ha i pendenti che ha regalato lui, vero tempo fa, come anche degli anelli preziosi sempre regalati da lui. Come l'arcivescovo indossa questo parato sacro, di cui ce n'è solo un altro, uguale a questo, nella Basilica di San Pietro in Vaticano, regalato da Monsignor Michele Genziracusa. Quindi tanti ricordi belli. Con Don Angelo Caligiore abbiamo vissuto 3 anni a Palazzolo come parroci, abbiamo condiviso insieme tante realtà, tanti momenti belli e qualcuno anche meno bello. E poi il vicario generale che mi è stato sempre vicino nelle mie vicissitudini. E mi risulta che sempre ha parlato bene di me anche quando non lo meritavo, perché forse non merito nulla, perché ha parlato sempre bene, anche troppo bene di me. I diaconi, uno mio compagno di seminario, e ci siamo ritrovati ora nello stesso ordine, no? Sacerdotale, lui al primo gradino, io al secondo, il carissimo dottore Trigila, con cui condividiamo parecchie volte il martedì della settimana in cui viene a Ferla per le visite oculistiche, condividiamo parecchie decine di minuti a dialogare insieme, a parlare del più del meno, insomma penso che non stia dimenticando a nessuno, no? E dopo questo grazie a voi, al Signore, a coloro che rappresentate insieme con me, rappresentiamo il Signore, che grazie alla mia famiglia, che insieme a papà e mamma ancora oggi mi sostengono con la loro presenza, con il loro affetto. C'è mia cognata che in questo momento ha problemi seri di salute, per cui io voglio venire, essere presente, anche di voi che sono assenti perché stanno a Piacenza, da tutto il mondo lontano, oggi si sono fatti vivi, chiamano sempre, ringrazio la signorina Concettina che mi fa da mamma perché mi accudisce, nonostante la mia grande età ancora mi accudisce e magari mi sopporta perché poverina ogni tanto io non la tratto tanto bene, no? E lei mi sopporta nel silenzio, quindi pubblicamente chiedo scusa per quando qualche volta la faccio soffrire, no? Poi mi piace il sindaco, il signor Maresciallo, l'amministrazione di tutta, ringrazio i vigili urbani, il comandante, il presidente del consiglio comunale, ringrazio le varie associazioni, ringrazio la parte funzionale che in maniera inaspettata l'avevo trovato anche qui oggi, io non sapevo niente di tutta questa storia ed è scontato tutto, la grazia di Dio, quindi devo dire grazie veramente. E poi carissimi fratelli, venite ogni anno nel mattino di Pasqua dove abbiamo benedetto l'immagine dell'Immacolata, attende con pazienza, spesso anche mezz'ora, tre quarti d'ora, 40 minuti, 25 minuti, fino a quando il sole non si alza e i raggi vanno a battere sulla sua fronte. E quando arriva quel sole che le dice, vedi che vivo è, vicino è, lei con gioia, presa dalle donne, comincia a scendere, fa l'ultimo giro nel famoso Parangone, dove c'è un tempo la trovata massima, proprio perché va a visitare i punti della morte, del fedore della morte, e poi rientra in chiesa nell'attesa per delle ore 12 per incontrarsi con il suo figlio risorto in questa via che è la via dei Santi. Ecco, per noi la Madonna è tutto, a Beramaggio il bene. Per questo con tutto il cuore stasera, davanti a tutti voi, popolo santo di Dio,
e che siamo tutti e viva ben amati. Rialzami se cado, sorreggimi se fatico, illumina il mio cammino e donami ogni giorno pace intima e gioia vera, per magnificare con te in eterno il Signore. Amen. Vergine Immacolata, Sua Santità Papa Francesco, imparte di cuore la benedizione apostolica a Roberto Corrado Garro, in occasione del 40° anniversario di ordinazione presbiterale, ed invoca copiosi doni e conforti celesti, auspicando che il suo ministero sia sempre icona e trasparenza del volto di Cristo. Parrocchia San Giacomo Maggiore Apostolo, Perla, 14 giugno 2021. Dal Vaticano, 17 maggio 2021, Cardinale Elemosiniere Apostolico di Sua Santità. Cristo Signore ti ha manifestato in San Marciano la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo che in San Marciano ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.